Buongiorno ragazze, benvenute in questo secondo Vlogmas. Allora, noi siamo svegli, ho già fatto colazione come avete visto e ora direi che è il primo del mese, quindi bisogna pagare le bollette. Quindi adesso vado un attimino di là, paghiamo le bollette che dobbiamo pagare, delle cose che sono un po' arretrate. E sì, perché quando non riusciamo nel mese prima, noi aspettiamo sempre il primo del giorno dopo, così almeno, cioè, il giorno dopo, del mese dopo, così paghiamo quello che magari è in arretrato, tipo la bolletta della luce ci è arrivata il 20 di novembre, abbiamo aspettato all'inizio di questo mese. Non so voi come vi regolate un po' con le bollette quando non ce la fate, eccetera. E niente, quindi vado a pagare queste cosine qua, magari vi faccio vedere che manettiamo un po' sulla tablet, perché le paghiamo dal tablet, perché mi viene più facile con la tastiera scrivere. Il PC non va molto, è un po' morto, quindi lo usiamo solo poco poco. Ah, se la cota baiano. Io ho 300.000 pustole, scusate. E niente, poi andiamo a fare insieme il letto che sarà a tema Natale. Finalmente a tema Natale. E niente, andiamo a pagare i conti, anche se ci farebbe piacere tenere i soldi in tasca. E intanto Manuel stava guardando un attimino i fogli, i suoi fogli delle visite, perché sta cercando come prendere il cortisone. Qua c'è già il tablet, qua ci sono tutte le buste che dobbiamo pagare. Sono tante, eh? Lo so. Ma, qualcosa che non va. Adesso arrivo, tari. Dei bolli. E poi qua cosa c'è? Niente. Ok, e poi la luce della cosa della luce. Perfetto. Penso non mi serva niente. Questo qua è... Fatto le sue 2 e 22. Mettiamo qua. Teniamo lo stesso tipo. Qua ho un trattamento dietetico nutrizionale 20.05 di euro. Ma questi non credo neanche che devi pagare. No, quelli no. Allora, di tutti i fogli che avevamo abbiamo fatto solo più una cartellina, tanto quando andiamo alle visite servono proprio solo gli ultimi, perché avevamo veramente un sacco di roba. E adesso paghiamo le bollette. Sei pronto a pagare le bollette? No, però bisogna farlo. Allora ragazze, noi abbiamo pagato tutto quello che dovevamo pagare, che
è sempre veramente tanto, cioè si lavora per veramente niente, perché poi va tutto in tasse, eccetera. Ora sto facendo gli zucchini, aspettate che non voglio solo che ci siano i flare di luce perché non mi piacciono, ok, teniamo così. E sto facendo gli zucchini per stasera, così mi porto avanti, se no poi è sempre un casino. E poi dopo andiamo a decorare la stanza, perché ho deciso che in ogni vlog vi faccio vedere qualcosina per i primi vlog. Poi man mano che le decorazioni sono finite facciamo sempre altre cose, però mi piacerebbe, cioè mi piace fare così, no? Quindi oggi facciamo la stanza, domani magari facciamo, non lo so, la cucina, il giorno dopo facciamo il presepe, il giorno dopo ancora facciamo l'albero, giusto per entrare un po' nel mood natalizio, perché se facciamo tutto insieme poi secondo me si perde un pochettino questa cosa. L'anta è sempre aperta, cioè non ce la possiamo fare, né io né Manu, sta sempre aperta st'anta. E niente, poi abbiamo chiacchierato un po' io e lui per la questione che vi avevo detto nel video, due video fa, sull'organizzazione, quindi adesso metteremo in atto alcune cosine. Man mano che le metto in atto, ve lo dico, tipo ci sono delle... dei quadri che sono appoggiati sulle mensole, invece di lasciarli appoggiati preferisco metterli sul muro, così è anche più facile quando vai a pulire le mensole, perché non è niente, cioè hai poca roba, non è che togliamo tutto assolutamente, però hai meno roba, quindi è molto più facile passare e pulire, tenere la casa un po' più pulita. Tipo anche qua che c'è un sacco di roba lì sopra, andrò a fare di nuovo un altro po' di minimalismo, tanto sono sincera, tanti libri non li leggo, quindi magari li mettiamo, li metteremo sotto e quando ne ho bisogno, ups, siete un po' storte, quando ne ho bisogno li andiamo a prendere, perché tanto è così. Mi terrò giusto quello del bimbi, cucina essenziale, queste cose qua che sono un po' più nuove, poi qualcosina di sopra se trovo qualcosa che mi interessa, eccetera. Perché sennò qua non ne usciamo più con le pulizie. E niente, ho fame. Adesso mangerò qualcosina e poi andiamo a fare insieme la decorazione della stanza. Allora, siamo in camera perché iniziamo a cambiare il corredo, diciamo così, del nostro letto. Rendiamolo un po' più... il mio calzino! Rendiamolo natalizio, poi andiamo sotto, prendiamo tutte le nostre decorazioni, scegliamo quello da mettere, la roba da mettere in camera, così addobbiamo un po' la camera. E poi domani invece faremo qualcos'altro, quindi non so se addobberemo la cucina o se faremo magari il presepe o se... non lo so ancora, è un work in progress. Thank you.
Allora ragazzi, stavamo constatando che si vede proprio la differenza tra le cose che io non stiro. Aspetta. Cioè queste federe e la roba stirata da sua mamma. Sì, perché non che sua mamma ci stira la roba, assolutamente. Però questo qua era di sua mamma e ci ha chiesto se lo volevamo e allora gli ho detto ma sì, visto che non abbiamo niente di Natale e non è da Natale, lo so, però è bianco e rosso per non stare a comprare altra roba, perché non voglio comprare, questa è la cosa, solo le cose veramente utili si comprano. Questi ce li ha regalati la sorella di Manu l'anno che siamo venuti ad abitare qua. Poi dopo vi faccio vedere bene il letto perché non l'abbiamo ancora finito. E invece questa roba qua me l'ha data perché mi ha detto guarda, se li vuoi te li do. E allora ho detto così almeno è già più Natale che quelli che abbiamo noi che sono bianco eccetera. Adesso mettiamo ancora una cosina. Ma perché mi hai spostato il cuscino? Cioè io cerco di centrarli e lui mi sposta il cuscino. Cioè... Ragazze, io ce lo metto così perché così è un po' sfasato e lui me lo mette bene così. Deve essere sfasato. Cuoricino lo mettiamo qui così. Adesso poi vi faccio vedere il letto bene bene. Allora ragazzi, per la prima volta ho detto ragazzi, non ragazze. Ce la posso fare. Ma perché mi sembra appannata la ripresa? Qui abbiamo un po' di scatole. Abbiamo preso solo le scatole, presepe sotto, quello grande. L'albero è sotto, lo prendiamo solo quando proprio decidiamo di farlo. E qui invece abbiamo queste scatole qua. Allora, qui dovrebbero esserci le palline con le luci. Qui non si sa. Qui c'è scritto statuine, presepe, decorazioni varie. E sotto mi sa che non c'è scritto niente. Quindi apriamo e vediamo cosa c'è. Allora, vediamo un po' cosa c'è dentro questi cosi. Dov'è il... È qua. Allora, cosa ci può servire da camera? Ci dovremmo trovare tutte le ricette e cose varie. Riadobbiamo con l'anno scorso. Vediamo. Che c'è qua? Che noia aprire sta roba. Questa è la roba sotto. Ma questo dovrebbe essere tutto sotto. No, no, aspetta, aspetta. Questo è tutto sotto. Questo è sotto. Non c'è niente che sopra. No, sopra è uno scatolone a parte. L'avevamo portato su. Ah, palline, luci, qua no, c'è l'albero. Luci. Ah, forse è.
senza bottiglie dietro. Su, perché è rotto qua, ragazze. Ma noi facciamo così. Aspettate. Se io faccio quanto viene qui. Non so quanto resisterà, però. Bello, anche se c'è un po' gli occhietti così, che poi gli vengono solo quando dorme, perché se sveglio vanno giù. Boh. Allora ragazze, per adesso abbiamo fatto questo di decorazioni, quindi il copriletto, abbiamo messo qualche pezzo rosso di sopra il mio quadro, di così. Le luci sono spente perché tanto sono scariche, non ha senso. Ci vorrebbe un bel albero di Natale. Ah, se vuoi, mamma te lo dà, eh. Te l'avevo già detto l'anno scorso. Da mettere qui o là. Manuel ha detto, ma sì, mettiamo anche qualcosina lì. Sì, non so quanto è. Vabbè, ma tanto penso che compreremo ancora qualcosina, no? Tutti gli anni vai in fissa con comprare le cose di Natale. E niente, quindi la stanza è così decorata. Sì, comprare un albero di Natale. Ma anche piccolino, piuttosto, anche quelli già fatti che trovi, magari. Ragazze, siamo arrivati alla fine di questo vlogmas, ma non mi ha detto perché aspetti sempre l'ultimo, perché poi ci dimentichiamo di fare il pezzo finale. No, tu ti dimentichi. Ma anche tu potresti ricordartelo, no? Vorrei mettere due cannucce in quel piccolo naso. Ce l'ha col gatto. E niente ragazzi, io spero che questo secondo vlogmas vi sia piaciuto e ci vediamo domani con il terzo. Stavo facendo così, no? Terzo. Quindi così. Ci vediamo. Tre. Così. Tre. Così. Tre. Perché li fai così? Neanche riesci. Che impedita. Tre. Ciao ciao, a domani. Ciao ciao.